Sì, perché abbiamo costruito tanto, però i primi 20-25 minuti abbiamo fatto fatica. Aveva preso campo meglio il Pontedera, eravamo un po' in ritardo nelle uscite, avevamo paura di gestire la palla dal basso. Quindi avevo, sinceramente, come siamo partiti, non ero contento. Poi pian pianino siamo stati un po' più pericolosi, abbiamo trovato le due traverse, poi abbiamo trovato il gol e lì l'abbiamo messa su un piano che si è stati abbastanza bravi a gestire. Abbiamo ancora tanto da fare, però è sicuramente un buon punto di partenza. Speriamo di non fermarci, è chiaro che come tutti noi siamo come un bambino piccolo che sta crescendo, qualche volta cadrà e poi imparerà a camminare. Adesso andiamo a affrontare una partita bellissima, difficilissima, certo che ci arriviamo con uno spirito battagliero, uno spirito forte e dobbiamo fare una gara di più, un millimetro in più di questa, un millimetro in più dell'Alessandria per andare a giocarci e per diventare una squadra che poi ha una sua fisionomia. Noi stiamo lavorando per cercare una nostra fisionomia. Era il problema probabilmente principale perché io credo in questi ragazzi, credo che abbiano delle doti che possiamo sfruttare molto di più e devono avere la personalità ancora di più. Io come ho detto voglio gli uomini liberi, voglio gli uomini che si prendono delle responsabilità. Credo che noi possiamo migliorare tanto. I ragazzi li ho visti anch'io in crescita costante, voi sapete com'erano prima perché io non voglio parlare delle gestioni precedenti. Io so che nelle mie partite siamo migliorati sempre, li vedo ogni giorno perché comunque anche la metodologia di allenamento è diversa, si stanno adattando, chiedo tanto, so che chiedo tanto, però credo che poi quando si è ripagati così, credo che alla fine mi possono venire dietro con più fiducia. No, loro si sono messi a disposizione, ma l'hanno fatto anche comunque con Bellucci prima, da quel lato lì l'hanno fatto subito dal primo momento con me. È chiaro che poi, quando poi vengono i risultati positivi, allora tutto quello che tu gli dici, che continui a battere, che ogni giorno stai sul pezzo, dici, beh, forse questo qui non è poi così matto, e c'è un po' si prende. Va così, il calcio, questo lo sapete meglio di me. Vive sui risultati, vive. È vero che li abbiamo trovati con delle prestazioni, è questo che conforta, è questo perché avremmo potuto vincere ma non convincere. In questo momento stiamo anche convincendo, continuiamo a crescere, non poniamoci limiti, però grandissima umiltà, non pensiamo di aver risolto nulla, niente, ci vuole un lavoro e dobbiamo crescere ancora tantissimo per andarci a giocare partite come quelle di domenica, vis-à-vis. La difesa preoccupava per le grandi assenze, eppure non c'è stata neanche una No, sbavatura. sono stati bravissimi. Sabatino ha interpretato il ruolo che mi avevano detto che aveva già fatto, io non l'avevo mai visto, è stato straordinario. Rinaldi non, credo che non abbia sbagliato nulla. Varga sta sorprendendo anche me. Corradi gli ho chiesto un adattamento a quinto, ha fatto una partita strepitosa. Quindi ragazzi, io sono felicissimo, non posso dire niente altro. Gli faccio i complimenti, però attenzione, mettiamoci già da stasera la testa. Abbiamo poco tempo. È un trittico micidiale, due partite le abbiamo vinte, e adesso andiamo a giocarci questa con la determinazione di voler far, di continuare a crescere. Poi il risultato, se saremo premiati, lo vedremo. Nel recupero, quando ha visto quella palla uscire con quel contropiede, noi abbiamo chiuso gli occhi. Mi è partito l'embolo. No, e lì è una partita ovviamente che chiudi, che meriti di chiudere probabilmente con due gol di vantaggio. E poi sai com'è il calcio, c'è sempre sta palla buttata all'ultimo secondo che resta lì e tutto può succedere, sarebbe stata veramente una beffa atroce. Non dobbiamo arrivare a quella situazione lì. Quando è ora di chiudere, si deve chiudere e non si deve riaprire perché il gol loro nasce da un disimpegno errato nostro che potevamo gestire con più precisione.